per cui anche in questo municipio ci prendiamo degli impegni con i cittadini che riguardano alcuni punti importanti, tra cui alle prossime elezioni quello di costituire un assessorato alla legalità, al bilancio e alla trasparenza, dopodiché... Allora, andiamo adesso qui sul palco. Tramite la commissione Spending Review presieduta dal nostro Daniele Frongia, lui ha fatto uno studio e ha stimato, che poi mi sembra stata una cifra anche confermata dalla stessa Corte dei Conti, più vicino? Ah, ecco, una cifra anche confermata dalla stessa Corte dei Conti, mi sembra in circa 650 milioni di euro l'anno, che è una cifra altissima, è più del 10% del bilancio di Roma Capitale, che al momento è un bilancio di circa 6 miliardi di euro. Ah, ok. Quindi più del 10% del bilancio di una città come Roma, della capitale d'Italia, di uno di quelli che dovrebbe essere uno dei paesi più industrializzati al mondo, si perde nella corruzione. E questo è un tema molto importante, ma poi secondo me è una cifra anche, se vogliamo, stimata al ribasso, perché basta andare in giro per la città e di esempi di mala gestione, mettiamola in usando un termine neutro, ma poi la mala gestione dietro c'è o una incapacità totale o inevitabilmente un certo tipo di commistione. Quante opere, quante grandissime opere non sono mai state portate a termine nella città di Roma? È pieno, dalla città dello sport, la Nuvola di Fuxas, alla metro C, a altri anche diciamo così opere che potrebbero sembrare più piccole. Ho scoperto, facendo il consigliere comunale, che a Cornelia, sotto la fermata metropolitana, c'è un parcheggio per cui sono stati spesi più di 50 milioni di euro, che non è mai stato aperto proprio perché non può fisicamente funzionare, cioè è stato progettato male, ma 50 milioni di euro buttati. Ma ce ne sono tantissimi di sprechi come questi. Pensiamo ai punti verde qualità, dove il comune di Roma è esposto per più di 300 milioni di euro. Quindi la città purtroppo è piena di esempi di mala gestione che poi in un qualche modo, ripeto, usando un termine il più neutro possibile, però nella migliore delle ipotesi sono soldi che sono stati gestiti male. La corruzione, poi la mafia, è anche un grosso problema dal punto di vista, vedevo prima di venire qui su internet un grafico molto interessante che compara la competitività dei paesi con la corruzione. Un paese più è corrotto e meno è competitivo, un paese meno è corrotto e più è competitivo. Quindi anche quanti posti di lavoro, io sono giovane, insomma non giovanissimo ma abbastanza giovane, e pensiamo alla mia generazione che probabilmente non ha un futuro, quanti posti di lavoro noi perdiamo ogni anno per la corruzione o comunque per una gestione opaca del bene pubblico, quante opportunità di sviluppo sano potrebbe avere la nostra città ma non vengono colte. Pensiamo anche alla gestione dei rifiuti, Mafia Capitale ha evidenziato anche i grossi problemi della gestione dei rifiuti. Ci sono in tanti paesi, soprattutto nel nord Europa, delle vere e proprie economie che si fondano sul rifiuti zero, che crea tantissimi posti di lavoro, perché un centro di riciclo occupa tantissime persone. Perché queste cose non vengono fatte? Perché probabilmente magari ad AMA conviene dal punto di vista loro di più appaltare alle solite cooperative, alle solite ditte più o meno amiche, la gestione dei rifiuti. Lo stesso discorso potremmo fare sui trasporti, perché qui siamo ad Ostia, ATAC non ha mai acquistato dei treni per la Roma Lido? È un mistero, ecco, perché la Roma Lido... Tocchi un tasto veramente lento. Lo tocco, ne parlavamo prima con Marcello, ci facciamo due conti e diciamo veramente far funzionare bene la Roma Lido costerebbe pochissimo, perché basterebbe comprare una decina di treni e la Roma Lido funzionerebbe benissimo e sarebbe anche molto competitiva, porterebbe tantissima gente qui a Ostia, oltre ai pendolari ma anche pensiamo ai turisti o a chi vuole andare al mare, soprattutto in questa stagione. Perché la Roma Lido non si fa funzionare? Quello è un discorso di volontà, perché non è che ci vuole una scienza, basta comprare i treni, comprare i ricambi e farli funzionare. E quindi, ripeto, poi non è che voglio condurre tutto al discorso, diciamo così, come dicevi tu, giudiziario, giustamente, però c'è un tema politico. In questa città i soldi vengono gestiti male, e ripeto, vengono gestiti male per due motivi: o per la corruzione o perché si è completamente incapaci. Ma in entrambi i casi chi ci ha governato fino ad oggi, tanto il centrodestra quanto il centrosinistra, dovrebbero fare un minimo, un passo indietro, comunque un po' di mea culpa. Quindi questo, ripeto, potremmo farne tantissimi di esempi, perché la città la vediamo sotto i nostri occhi come è ridotta. Il tema... mi fa molto piacere, ha fatto molto piacere la tua domanda, perché il tema poi deve essere politico. Noi siamo comunque dei rappresentanti dei cittadini nei luoghi politici, quindi poi il percorso giudiziario segue un percorso giustissimo, poi ci sono delle responsabilità politiche, come evidenziava Marcello. Prego. Allora, andiamo adesso qui sul palco.